Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di 11 più 1 Cagliari Club. Come ormai è la tradizione, ogni martedì alle 19.30, siete collegati in diretta con la sede del centro di coordinamento del Cagliari Club in via Riosto 26-28 a Cagliari. E come ogni martedì affrontiamo ovviamente le tematiche che riguardano la squadra rossoblu, reduce, ricordiamo, dal pareggio 1 1 in quelli di Frosinone domenica pomeriggio. Un pareggio sicuramente importante, ma altrettanto sofferto. Eh, puntata di oggi, che ovviamente eh, affronteremo grazie agli ospiti importanti e graditi che sono eh, venuti questa sera, più altri due collegamenti telefonici. Iniziamo il giro dei saluti, il presidente del Centro di Coordinamento Cagliari Clertore Sava. Buonasera a tutti, Alessandro Pizzanti, direttore generale. Buonasera alla mia sinistra, grazie anzitutto di aver risposto presente alla nostra chiamata, Roberto Felleca, presidente del Como Calcio. Buonasera a tutti, professore Ignazio Argiolas. Buonasera e ben ritrovati. Ultimo, ma non certo per importanza, Pino Bellini, ex giocatore rossoblu, bandiera del Cagliari. Buonasera a tutti. Allora, ringraziando ovviamente tutti gli sponsor che rendono possibile la trasmissione. Come ogni martedì iniziamo a parlare, a, dicevamo appunto, la, della partita. Del Cagliari contro il Frosinone. Un 1-1, potremmo dire dei due volti, visto che il primo tempo insomma, abbiamo sofferto. Non, non poco. La domanda solita che facciamo ormai è anche con quella del Torino: cioè è due punti persi o un punto guadagnato per quella che è stata la dinamica dei 90 minuti del, del campo di Frosinone. Quando si soffre, si fanno punti, ben vengano. Adesso inizia il vero campionato per il Cagliari. No, 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 non partiamo battuti contro Roma, Mi, Napoli, Udinese. Il Cagliari si deve giocare anche con queste squadre qui. E io sono convinto che in tre partite il Cagliari. Ma non ho fatto mai previsione: quattro punti in tre partite. Guarda, che hai registrata tutto, rimane, potrà essere usato contro di te, dice qualcuno, Alessandro. Beh, io penso che sia sicuramente un punto da tenere stretto perché la partita era difficile. Io ho potuto assistere dal vivo e anche l'atmosfera non era facile. Quindi, un, sicuramente un punto conquistato, anche se comunque c'è tante cose da rivedere che sicuramente il mister potrà prendere e migliorare per le prossime. Allora, Roberto Feleca, immagino che abbia seguito il Como innanzitutto. Però, immagino, però, da Cagliaritano, immagino che Cagliari lo stia seguendo. Sì, beh, è chiaro, eh, sono tifosissimo del Cagliari, a parte che ho anche un, un, uno dei miei figli che gioca nei giovanissimi nazionali, Ai quali faccio i miei personali auguri perché stanno, e complimenti, perché sono primi in classifica. Ed è una delle cose che forse nel settore giovanile del Cagliari era da anni che non si verificava. Speriamo che continuino così. Poi, chiaramente, il Cagliari non lo sto seguendo direttamente se non in poche occasioni. Spero di andare a vedere Cagliari in Roma ecco, sabato. Eh, però mi sembra anche di fare appunto una, una considerazione perché eh, devo dire che questo Cagliari mh, di quest'anno. Magari, magari mi sono perso qualcosa, però per il Cagliari quest'anno forse è il miglior Cagliari visto dalla, da quando è arrivato Giulini. è no? il Cagliari che fino a, a quest'anno il Cagliari non, non, mi, non, mi, eh, non mi dava quell'emozione. Di, eh, di per esempio, ecco, come giustamente ha detto, non è detto che con la, Ro, con, con la Roma e le squadre furti non riusciamo a vincere. Quest'anno il Cagliari ha dimostrato che con quelle squadre se la può giocare. Poi chiaramente non ha lo stesso livello, eccetera. Però se la può giocare altri anni questo non avveniva. La differenza si vedeva sostanziale. Evidentemente il lavoro che stanno facendo è un lavoro importante. Questo complimenti per adesso a chi sta insomma, svolgendo l'attività, eh, torniamo a inizio settimana. È un Cagliari fortemente smagnetizzato che ha dato sempre questa immagine di fragilità che. A un avversario aggressivo eh, che ha questa forza prorompente di agonistica non puoi offrire timidezza. La timidezza non vuol dire eh, evitare contrasti, la timidezza è ben altra cosa. Eh, se vogliamo andare avanti eh, e non essere costretti ad accettare un ottimo pareggio che c'è stato. Ecco, se vogliamo andare avanti, probabilmente sarà il caso di fare qualche ragionamento, ragionamento critico, chiaramente tecnico, a porte chiuse, allenatore-giocatori, eh, società. Noi non centriamo, siamo esterni. Noi possiamo fare soltanto gli osservatori. Quello che ho visto, dico. La partita di Bifluzio non è stata delle più semplici anche andavano a giocare in un campo dove loro si giocavano moltissimo per, per il campionato. Abbiamo sofferto il primo tempo sicuramente, ma il secondo tempo l'abbiamo fatto molto bene, siamo riusciti a pareggiare. La cosa più brutta è l'espulsione di, di Nicolò Barella, che peserà sicuramente perché oltre a lui c'è anche Castro che è fuori molto tempo, io credo che siano i due perni principali della, della squadra del Cagliari. La loro mancanza si farà sentire sicuramente. Però, ho visto il Cagliari, tutte le partite che, che hanno fatto in confronto all'anno scorso, c'è un, un netto miglioramento sotto il punto di vista eh, tecnico, fisico, anche, dico, di, so, soprattutto caratteriale. L'anno scorso, ho visto molte partite dove eravamo poco tenaci, poco, già forse rilassati. Invece quest'anno tutte le partite combattute fino alla fine anche su campi molto, molto ostili, ostili come, come Torino, come altri campi, come Firenze, quello. però ce la siamo cavata molto bene dal punto di vista caratteriale e mi, mi fa ben sperare. Allora, nel frattempo eh, facciamo subito la prima telefonata eh, di Luca Telese, se ci risponde ovviamente perché l'accordo era quello di chiamarlo, di chiamarlo in apertura di trasmissione. È commentare perché anche lui da tifoso del Cagliari ha visto la partita e diciamo che era, non era contentissimo come voi insomma, su, sulla prestazione perché magari il punto era sicuramente importante, vediamo se risponde, ecco appunto, al momento non può rispondere quindi vedremo di richiamare dopo e ne approfitto quindi per continuare la disamina della partita la mancanza, la carenza di un giocatore dei piedi buoni come Lucas Castro che diciamo di fatto ha praticamente concluso il campionato ha quasi coinciso con due prestazioni non eccezionali del Cagliari col Torino e col Fosinone. È semplicemente un caso, secondo voi, oppure è davvero lo specchio del fatto che il Cagliari aveva e ha pochi giocatori che saltano l'uomo e uno di quelli di, e quindi ad oggi forse si rende necessario l'intervento sul mercato per poter sostituirlo? Fabrizio, secondo me è molto più facile criticare quando la squadra non vince Che dare dei giudizi sui singoli giocatori Purtroppo la squadra è questa Non possiamo pretendere di andare a vincere ogni partita e Troviamo squadre che non ci fanno giocare, non ci lasciano spazi Noi la vediamo, dal nostro punto di vista Quasi quasi che saremmo andati a Frosinone a vincere 4-5-0 quelli non ci hanno fatto vedere il pallone, la realtà è questa. Però possiamo giocare contro la Roma a viso aperto e contro il Napoli Io sono sicuro che arriveranno i risultati perché la squadra c'è. Sicuramente Castro è un elemento importante, però sono d'accordo con Tore che è facile esaminare le assenze quando non si ottengono i risultati. Probabilmente vincendo a Frosinone nessuno si sarebbe ricordato di Castro. Eh, quindi eh, io direi che tutti gli elementi sono importanti, ognuno per la propria... Eh, competenza, posizione, però io andrei a valutare più i sostituti di Castro, ricordandoci logicamente di Castro in qualsiasi momento. Ma io valuterei i sostituti e avrei grossa fiducia per quelli che giocano partita per partita, Roberto. Beh, eh, di, Dire che coincide con due sconfitte l'assenza di Castro no, due con due, due pareggi due due, due l'assenza di Castro è, non sì, mi sembra esagerato perché ripeto, con tutto rispetto per Castro, che è un ottimo giocatore, eh, andrebbe a sminuire quello che poc'anzi abbiamo detto e il lavoro che è stato fatto al Cagliari fino a oggi. Chiaramente, poi il discorso del mercato è una cosa che vedrà la società, a prescindere solo da Castro perché adesso si riapre il mercato. Insomma, eh, può darsi che già in me, nella mente della società vi era di, di, di fare qualche accorgimento, però. Presumo che questo ecco, sia una, proprio una coincidenza, quella dell'infortunio di Castro il problema è tecnico perché eh, Castro ha dato le sue prestazioni non lo conoscevamo prima almeno non, non in questa veste, però qua abbiamo perso l'uomo che non avremmo dovuto perdere in partita perché? Perché il gioco del calcio ha. Possesso e non possesso. Laddove il calciatore capisce che nello spossessarsi del pallone non è più in possesso e quindi deve comunque continuare l'azione perché può esserci un'emergenza, può esserci un, una, un, un supporto, quindi può andare o a sostegno oppure anche in, in copertura. Ecco, quando vediamo errori elementari, come quello che ha costretto il nostro centrocampista a, ad andare a rincorrere l'avversario di spalle e a prendere per me senza fallo, anche se da tergo, però ha preso il pallone e poi tutto quello che è venuto è venuto. Ecco, questo non deve succedere. C'era cioè, un allenatore che noi abbiamo avuto e che adesso allena la Sampdoria, così non facciamo nomi che era specializzato nel, nel creare la superiorità numerica quando si perdeva il pallone. Come la si crea la superiorità numerica quando, non si, quando si perde il pallone? Chi perde il pallone non si deve fermare. Quindi comunque va tra le linee a prendere uno spazio che un compagno ha lasciato vuoto e allora lì creiamo la possibilità di poter intervenire e poi ne parleremo più in là. Professor Matino c'è cioè Luca Teresa in linea, poi diamo la parola a Pino Bellini. Luca, buonasera. Ciao. Allora, grazie di aver risposto alla telefonata. Ti chiedo innanzitutto una valutazione su quella che è stata la partita di Frosinone. Ma eh, secondo me è iniziato un periodo che è iniziato, è iniziato al Santelia con una pioggia di vento gelato ed è il periodo del Cagliari orfano di Castro. Sono due partite sono che la squadra... No, non ci siamo messi d'accordo, abbiamo detto la stessa cosa, guarda. Sono due partite e la squadra mi sembra cambiata, era incredibilmente più forte e sicura dell'anno scorso, faceva cose difficili che sembravano facilissime, tocchi di prima, invenzioni eh, capacità di penetrazione ma anche di copertura e, e adesso improvvisamente sembra che abbia preso proprio da quella partita, eh, scusami, della Sardegna Arena con quel vento tremendo. Eh, mi sembra che questo sentimento di orfanitudine che è iniziato con il Torino non sia stato ancora riassorbito. Ma credi che la società intervenga sul mercato per trovare, un non dico un trequartista, ma comunque un giocatore che gli possa almeno assomigliare? Ma so che volevano fare un acquisto importante a centrocampo già prima, adesso diventa indispensabile. Eh, il problema è che eh, veramente davanti la soluzione di Castro ha dato, Castro copre con grande capacità, insegue gli uomini, eh, fa interventi in scivolata veramente da, eh, come si deve fare, abbiamo una squadra che deve fare il soffietto, deve soffrire, portare la croce e anche cantare la gloria. E adesso con tutti i moduli, con le pedine che ci sono, non hai questa stessa capacità di essere entrambi allo stesso tempo coperti e anche proiettati in attacco. Lui ha capacità di tiro, ha capacità di invenzione, cioè era diventato un po' un, un regista, un faro. E adesso non hai un uomo con le stesse caratteristiche perché, per esempio, se metti un attaccante, sia Farias. O Possavo con tutto quello che si può dire su loro due, non riesci a risolvere ad avere quella concretezza nella fase di recupero che lui ti garantiva. Ti faccio un'ultima domanda, Luca. La coperta non rischia di essere in questo momento troppo corta considerando il trittico di partite da far tremare i polsi perché abbiamo Roma, Napoli e Lazio. Eh? È molto corta la coperta, forse è troppo corta. E... Io ho, ho visto e, e si deduce al mercato che la società ha deciso di investire su Sau e su Farias eh, addirittura sacrificando una pedina molto importante che era Anna. Ricordate Anna? allo scorso anno entrò disinvoltamente in Serie A, dimostrò grandi mezzi fisici, grande forza, grande precisione. Mi ricorda un po', è come se fosse un under eh, del Cagliari, no? Beh, come facilità del gioco. Bene, la società ha detto non vogliamo che ci siano problemi nello spogliatoio, lo facciamo crescere, mandiamo via Anna e puntiamo su di voi perché crediamo in voi. In questo momento sembra che una maledizione, tipo la nuvola dei Minus, insegua in Sau e gli impedisca di rendere bene come tutti dicono che renda in allenamento e un senso di incompiutezza fatale. Farias Tra l'altro ho intervistato Castro per il prossimo numero di Cuore Rosso Lucas con l'Unione Sarda tra pochi giorni, però c'è una cosa che mi ha colpito, cioè lui ha detto quando sono arrivato al Sud America, prima di incontrare Maran era un giocatore che poteva sembrare di talento, attenzione, dice questo di sé, poteva sembrare di talento, ma facevo troppi tocchi e troppo spesso senza sapere a che cosa servissero. Eh, giocavo troppe volte eh, tenendo la palla e rischiando di non sapere cosa farci ho imparato, e questo è un po' la lezione di Castro eh, ho imparato che la semplicità è la cosa più difficile da farsi ma è la cosa più utile in questo gioco ecco la mia domanda è se Faria si imparasse questo farebbe il salto che ancora non riesce a fare perfetto eh, Speriamo, ovviamente, la, la speranza è quella, come dici tu, che Farias impari anche in questo senso ad essere meno arzigogolate e più efficaci in alcuni casi. Va bene, Luca, io ti ringrazio della disponibilità e ci diamo, ci diamo appuntamento a questo punto al 22 dicembre. La grande festa che ci aspetta: il 22 sarà una cosa a metà fra Hollywood e guerre di indipendenza, una cosa. Epocale, romantica, bella, commovente, però anche divertente, assolutamente. Allora, ricordiamo ancora l'appuntamento al teatro Massimo il 22 dicembre, dalle 19, la, il Natale Rosso Blu. Ancora grazie e buona serata, Luca. Ciao. ciao, ciao, ciao. Allora, ringraziando Luca Terese. La parola a questo punto, mancava Pino Bellini. Discorso di Castro per completare il quadro delle opinioni. Allora, Castro, secondo me, in questo momento era il giocatore più importante che era il Cagliari. Il suo fortunio è una cosa molto grave per il Cagliari perché non ha nessuno con le stesse caratteristiche, è un giocatore che faceva la fase offensiva, la fase difensiva, impostava, contrastava e adesso nel Cagliari con queste caratteristiche non c'è nessuno. E secondo me, questa è una cosa su cui la, la società dovrà molto ragionare perché non, è, non, 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 è, non si può andare avanti per tutto il campionato senza almeno sostituire Castro con un, un, un giocatore almeno con, con le, quasi le stesse caratteristiche. Non è facile perché in questo momento non è che si, si possa trovare molto, oppure devi andare a investire molti soldi. Eh, questo, il, 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 il Castro per me è stata una sorpresa io non lo, non lo conoscevo, l'ho visto giocare e mi sono meravigliato veramente che un giocatore come lui potesse giocare in una squadra di provincia perché mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento, un, un disponibile forte fisicamente, forte atleticamente, tecnicamente validissimo. E noi ci siamo trovati questa fortuna e il Caldi ne ha approfittato perché stava facendo le grandissime prestazioni. Ecco perché dico che la mancanza sua in questo momento per noi sarà una cosa molto difficile da superare. Allora, nel frattempo salutiamo tutte le persone che si stanno collegando, anche Pietro Porcella che ci saluta direttamente da, da Miami, Aloa ovviamente. Ehm, c'è una domanda: io la lascio ovviamente, la, la butto lì, non so chi, io non, non so, non so darvi la risposta, però la devo, la devo leggere. Perché Luca ci dice: Ho sentito parlare di un ritorno di Murru, cosa c'è di vero? Ma noi, ovviamente, questa cosa non la sappiamo, nel senso che per il momento, o un pur parlare così come i nomi si stanno facendo di Bessa eh, o di qualche altra trequartista. Da qui a fine, fine gennaio, metà gennaio, c'è cioè il mercato, usciranno mille nomi, bisogna capire ovviamente il rapporto qualità-prezzo, l'efficacia che può avere nella squadra, insomma una serie di variabili che lo staff dirigenziale valuterà, insomma dal direttore sportivo fino a, al presidente, all'allenatore, valuteranno poi come intervenire e dove intervenire. Eh, salutiamo anche, anche Lorenzo Cozzolino, salutiamo perché eh, eh, era ospite martedì scorso. Eh, i, numeri. I numeri, però non mentono perché è vero che noi stiamo parlando di Castro come eh, collante fra i risultati e le prestazioni. Però è anche vero che io ringrazio il collega Alberto Masu che oggi l'ha fatto notare: su 14 partite il Cagliari è quello che ha ripareggiato di più in Serie A. Questo cosa vuol dire? Che un Cagliari che comunque, nonostante il gioco, nonostante le grandi possibilità che ha mostrato, fa fatica a imporre nel risultato, la prestazione, oppure invece deve, manca ancora qualcosa, cioè c'è ancora da lavorare soprattutto in fase offensiva, ad esempio, non tanto nel gioco. Ma, eh, l'ho detto prima, eh, noi abbiamo questi di giocatori, non ci, non ci possiamo inventare nulla, è inutile girare il in minestrone, il minestrone quando è buono, è buono quando, anche quando è freddo. Intanto io sono convinto che questo Paia sarà la sorpresa di, del Cagliari Calcio. Paia che giocherà domani, ricordiamo. Sì, domani contro il Chievo in Coppa Italia. Beh, sicuramente, il fatto che ci siano tanti pareggi è una dimostrazione, secondo il mio punto di vista, di carattere. Perché comunque andiamo a vedere tanti pareggi sono stati ottenuti in svantaggio. Quindi eh, recuperare un risultato in Serie A non è facile contro le squadre di Serie A. Quindi sicuramente ha il suo lato positivo. Eh, io logicamente ho grandi speranze in quello che sono i giocatori attuali, quella che è la società. C'è sicuramente bisogno di un intervento a gennaio. Però io credo molto nello spogliatoio, quindi sono convinto che con un po' di unione si possano ottenere i risultati migliori. Come appunto dice Alessandro, tanti, tanti pareggi sono anche sinonimo di, 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 di sofferenza, di spirito di sacrificio, che è proprio quello che deve caratterizzare una squadra che si vuole salvare. Eh, mi pare di avere, la, la, la classifica non me la ricordo bene, ma siamo a più 5 o 6 dalla retrocessione, a, a poco prima del giro d'andata, insomma voglio dire eh, i numeri sono positivi. Eh, prima dicevate due, gli ultimi due pareggi, pareggiare in casa col Torino mi sembra che sia un gran punto, che non, sta giocando con una grande squadra, poi caratterizzata da un vento appunto fortissimo che quello condiziona tutti, eh, pareggiare a Frosinone mi sembra che sia una, una cosa, un altro punto positivo per cui voglio dire sì chiaramente il mercato chiaramente Castro eccetera però dire che il Cagliari fino ad oggi non sta facendo bene non si può dire dire che, che ha fatto male in queste due partite non si può dire preoccuparsi è, è giusto è doveroso perché ecco ma io credo che la società eh, più di noi avrà già fatto i, i suoi ragionamenti. Certo, come diceva Pino, non è facile trovare mai un sostituto eh, anche sul mercato all'altezza compatibilmente ai costi, però credo che è una cosa che comunque eh, si può fare e eh, che il Cagliari farà assolutamente per non rovinare quel di buono che è stato fatto fino, oggi, eh, fino adesso. Siamo costretti a parlare di sistema. Cioè, se noi rimaniamo fedeli al sistema, eh, manca Castro. No. Allora, se Castro è indisponibile, non dobbiamo spaccarci la testa al muro, cioè qui bisogna fare in modo che il, il sistema, credo che l'abbia accennato anche nell'ultima intervista all'allenatore, no? no? Non è che si cambia sistema, ci si deve adeguare all'avversario. Quindi un, un continuo creare triangoli spontanei positivi se in, di, se in fase di possesso e negativi se in fase di copertura, di non possesso, ecco che allora tu ti ritrovi spazi recuperati e come un giardino, la casa campidanese è un, è un giardino eh, strappato alla città che non è disponibile per altri ma te lo trovi in casa ed è un giardino. Allora tu in casa ce l'hai, in questa casa campidanese i calciatori li hai. Ma qui si tratta di capire che finché si è in linea, allora noi siamo in linea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? ecco è una linea, se da questa linea ne escono 4, rimane in linea, per tenere una linea bastano due uomini, quindi l'avanzamento o l'arretramento di uno della linea vuol dire già creare una, un, un sostegno se stiamo andando avanti, o una copertura se andiamo indietro. Ecco, questo mutuo soccorso deve saltare fuori, perché Maran è un grande allenatore, lui, quando ha visto il Cagliari, ha chiesto Castro, l'ha chiesto lui perché mancava nella sua idea di squadra quella figura, quel tipo di calciatore che era in grado di creare il triangolo spontaneo. Che lui si offre: si offre in copertura e si offre anche in avanzamento. E realizza. Ha il piede magico, gli rimane. Adesso si curerà quando rientrerà. Ha questo piede magico che si è manifestato nel migliore dei modi nelle due partite precedenti. Allora, se vogliamo parlare di una squadra arrendevole, noi non ci stiamo. Ma se. Adattiamo le caratteristiche dei nostri giocatori almeno a questo sostegno vicendevole, dove i movimenti che l'allenatore conosce bene non ne nomino neanche uno perché sarebbe un oltraggio all'allenatore. Ecco, i movimenti che l'allenatore conosce bene riesce a determinarli in modo da creare tutti i protagonisti, sempre nello spazio breve. Noi abbiamo una sede che ha uno spazio limitato ma c'è una storia che è più grande dell'intera città di Cagliari. I risultati che ha ottenuto il Cagliari, questi, questi pareggi di cui parliamo, però la maggior parte sono stati sempre ottenuti in fase di rimonta, cioè questo può essere un, un discorso a favore. Che al Cagliari manchi qualcosa in avanti e, è sotto l'occhio di tutti, credo che è la cosa che appare subito quando. Eh, Manca qualcuno di importanza, se manca Pavoletti, noi siamo già in difficoltà. Siamo. Bisogna essere obiettivi, essere eh, realisti perché la situazione è questa. Il, le, la società sicuramente, eh, in, secondo me, interverrà in qualche maniera nel, nel, nel periodo di, di gennaio perché. Eh, poi si valuterà anche perché ancora manca un bel po di, mancano un bel po' di partite e poi si vedrà benissimo poi la, la, la situazione reale proprio nel momento in cui serve. Ma sicuramente stanno già facendo de, un pensierino su qualche giocatore, sicuramente non, 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 non se ne può fare a meno di questo. E credo che il Cagliari abbia tutta l'intenzione di rimanere in Serie A, di, di, di farlo nel miglior modo possibile, senza sofferenze. E, e, e sicuramente questa è una cosa che dovrà fare assolutamente. Allora, nel frattempo che noi proviamo a chiamare Roberto Corti, indimenticato e portiere del Cagliari. Tra l'altro nel periodo avete giocato insieme con Roberto per tanti anni con Pino Bellini. Io ho io visto che ecco, appunto, per appunto giusto per non far sentire la voce. No, Vediamo no, se è per pronto a essere collegato per la disponibilità. Ecco, io appunto, subito in onda anche perché sono delle persone che vorrebbero salutarti cioè, perché dovete sapere che Roberto Corti non sa che c'è Pino Bellini qua quindi è, è esattamente una carambata allora pronto Roberto Corti grazie buonasera buonasera a tutti voi allora innanzitutto grazie di aver risposto presente al nostro invito ovviamente un saluto da parte del centro di coordinamento Cagliari Club per voi è sempre ben accettato allora, innanzitutto ti chiedo se stai seguendo il Cagliari, il campionato di Serie A e il Cagliari in particolare. Sì, certo, lo seguo sempre. Eh, mi, mi, sono sempre in contatto con dei tifosi che mi aggiornano su tutto. E quindi per me è un piacere perché ho dei ricordi bellissimi. Quindi per me, Cagliari è la prima, la prima, la prima città che, mi, che tifo. Nonostante abbia giocato a Udine, ad Ascoli, il Cagliari, tu segui solo il Cagliari. Sì, vabbè, certo, perché il Cagliari mi ha dato eh, la, la possibilità di emergermi, di farmi conoscere a livello anche nazionale. E allora è stato il mio primo approccio a, a livello professionistico. Io ho fatto dei buoni campionati, quindi mi sono, mi sono legato moltissimo. Ecco. Todo sono a sei anni bellissimi, quindi posso solo ringraziare tutti. E a proposito di sei anni ti passo una persona che ha giocato con te. Aspetta un attimo. Roby. Roberto? Ciao, sono Pino Bellini. Oh, ciao. <ride> bene, bene, tu... Non bene, dai. E vabbè, meno, meno male che passa. <ride> eh, ci sentiamo, Ascolta. poi ti seguo anche sulla ti seguo su Facebook, che fai Beh. sempre in giro a fare partitelle. Eh con gli amatori eh, sempre, sì. con gli ex rosso blu specialmente, con Roberto con Tomasini, Gigi Pas, Gattelli. No ma vi seguo, vi seguo sempre, tu perché mi manda sempre dei Cosa stai facendo? No, ma adesso siamo in pensione, adesso <ride> seguo, seguo, le mie le mie figlie, la moglie che hanno un po' di due o tre, tre attività qui in zona oh, e allora mi accompagno loro perché dove, sei, dove sei adesso? Dove, dove sei a vivere? Adesso? Io abito in Versilia, ah. abito a, a Pietrasana a posto di marmi, abito in queste zone qui, sì, di mare, eh, è sei, rimasto di mare. Un, sei rimasto in zona di mare, non sei tornato a, tre, dove? a Treviglio, sì. dove sei andato? Sì, eh, io a Treviglio, no, 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 io mia moglie, il mare, allora siamo stati diciamo, trasferiti eh, qui al mare siamo già una ventina d'anni che siamo qui tua e tua ci troviamo a partare non mi ricordo. Sì, mia moglie è serenitana eh. e quindi lei è nata sul mare, quindi ci siamo trasferiti sul mare. Okay, anche bella. se tu stai meglio lì in Sardegna perché allora, lì, bene, il, mare il mare è sicuramente è migliore. Non si eh. discute il mare. <ride> Vabbè, però anche <ride> oh, se poi ci oh, fa molto perché... piacere. Del, del, del cosa. Ciao Pino. Ciao, oh, Stami bene Roberto. Tanti saluti. Okay. Grazie okay. anche a te. Ciao ciao, Ciao. ciao allora, Roberto Corti ha chiuso, ci sei ancora? No, no, ci sono... Oh, perfetto. No, però ti devo chiedere ovviamente un ricordo, un aneddoto, qualcosa che ti è rimasto in mente di questi anni passati in Serie A col Cagliari, anche con Pino ovviamente. Beh, certo, le, 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 le annate sono state bellissime, io, eravamo un bel gruppo, affiatati, tutti giovani, tutta gente con la voglia di, di, di fare con la maglia attaccata alla pelle perché ogni volta che si andava in campo si sudava veramente e sono onorato di aver vestito con la maglia e, e ho dei grandi ricordi ho tanti tanti tifosi che mi ricordano ancora io avevo 12 anni, avevo 7 anni avevo 10 anni che venivo a campo per vederti e mi, per vederci a noi e mi fa molto piacere quindi i ricordi ne ho e mi 3 anni di Serie B Solo il secondo anno, un po' così e così, quando ho esonerato, penso, Toneato, è arrivato Tidia e, e da Tidia in avanti abbiamo preso la nostra strada, quella giusta, dove veramente eravamo una squadra. E da lì abbiamo fatto dei grossi campionati. Ma dei mille ricordi che ti porti in valigia, che cosa ti rimane in particolare? Hai un ricordo particolare? Che ne so, l'anno del sesto posto con Tidia in panchina. Sì, L'ultima partita della, della Serie A, quando siamo andati in Serie A con la Sampdoria in campo, c'erano 70.000 spettatori che lì fu una giornata indimenticabile, poi la trafila della Serie A, il primo approccio per me anche in Serie A, che fu un'annata stupenda, veramente, che mi ha portato anche a, a fare un piccolo approccio in nazionale, però avevo davanti delle nei campioni che è impossibile superarli però per me è stata una grande soddisfazione quegli anni lì avevamo dei portieri veramente alla grande quindi era già arrivare lì a fare una partita era, era, era un miraggio eccezionale che io ho provato è veramente stata un'emozione eccezionale grazie anche a Cagliari Giusto per non farti emozionare di più, eh, per dirti che la formazione con te importa. È un po' una filastroca come quella della nazionale che ha vinto eh. il mondiale, i corti la magni longobuco, insomma ge le generazioni se lo ricordano ancora. Eh, sì, appunto, sì, sì, sì. Te la ricordi anche tu? Eh vabbè, è chiaro, questo è il suo lingua che me la trovo sempre sul perspo, che loro, per loro, dopo l'anno dello scudetto la seconda squadra che loro hanno sempre come è la nostra perché veramente per loro è stata perché noi andavamo allo stadio c'erano 40-50 mila anche in serie B 20 30000 era veramente attaccata questa squadra eh, dunque ti, ti passo Alessandro Pizianti e poi ti salutiamo intanto Roberto, volevo ringraziarti perché svegliamo un po' il nostro contatto tramite Facebook, perché io ti ho corteggiato, ma è stato, diciamo così, un, un amore veloce, perché tu da subito mi hai dato la tua disponibilità, quindi io ci tengo a rimarcare. Io purtroppo ho due, due figli che sono nati a Cagli. <ride> <ride> purtroppo! Per me, e allora, per me rimarrà sempre nella mia mente nei miei ricordi immaginabili, perché insomma, sì, ho fatto anche a Udine, ad Ascoli, però, ho fatto dei buon campionati, però lì è stato proprio l'approccio mio giovanile dove mi sentivo veramente bene bene perché ci sono dei tifosi lì che sono stupendi. Ecco io, io logicamente ti parlo un po' a nome di tutti i tifosi perché rappresento il centro coordinamento Cagliari Club ma anche tutti gli altri tifosi che non fanno parte dei de Cagliari Club perché sicuramente hai lasciato un ricordo eccezionale io l'ho visto dai commenti, ho visto dai riscontri e io di questo posso confermarlo con i pochi minuti che abbiamo avuto modo di scambiarci giusto così io Ti ringrazio, un saluto ta tantissimo a questi tuoi tifosi e a quei tifosi che... Adesso hanno un, una certa età, però si ricordano sempre dei piccoli aneddoti di quando giocavo. Questo mi fa molto piacere. E a noi, ugualmente. Quindi, ti ringraziamo tutti quanti e ci auguriamo di averti anche di persona qui alla, nella sede del centro coordinamento. Sarebbe un grande piacere. Sarà, sarà sicuro quando verrà Cagliari, verrò di sicuro a trovarmi. Un saluto a tutti e a tutti i tifosi, e un saluto a Pino. Ciao, e qua. Ciao, grazie mille ancora. Buona serata. Ciao. Allora, un grazie di cuore a Roberto Corti. Ovviamente eh, è stato un tuffo anche nel, nei ricordi del passato. Bellissimo. Sono stati gli anni migliori che, fatto, anni migliori che, che ho fatto anch'io a Cagliari perché abbiamo fatto, come ha detto lui, tre anni di Serie B. Dove mh, primo e secondo, così e così, ma al terzo l'abbiamo. Vinto, vinto la grande diciamo, anche se potevamo andare già al primo anno di Serie B quando abbiamo perso gli spareggi per la famosa arancia di Cannito, di Cannito che ci è costato la promozione diretta perché noi con quei due punti lì, perché allora erano due punti, saremmo arrivati primi del, prima del Vicenza, saremmo arrivati. lo spareggio l'avrebbero fatto Atalanta e Pescara e non saremmo arrivati primi. Purtroppo non è andata così, abbiamo pagato un po' lo sforzo che abbiamo fatto per arrivare a fare la, la, la davanti e l'abbiamo pagato poi con quelle due trasfette, poi diciamo anche abbiamo fatto delle trasfette in casa degli, degli avversari, <ride> perché abbiamo giocato a Pescara, a, 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 no, a Perugia se non sbaglio col Pescara e a, a Genova con l'Atalanta, la, abbiamo giocato in casa degli altri, Noi da qui per venire in continente bisogna viaggiare. Ed era sicuramente no, non facile per i nostri tifosi, però ci siamo rifatti due anni, due, due anni dopo. Ci siamo rifatti e con la stessa squadra perché abbiamo tenuto la stessa intralagliatura. Sono rimasti Marchetti, Casagrande, io, sì. Gagliosi, siamo rimasti gli stessi. E, e poi ci ha portato a fare grandissimi campionati anche in Serie A. Nonostante eravamo una matricola, perché era il primo anno, ma siamo riusciti a ottenere un risultato per noi ispirato, però i giornali ne parlavano bene, dicevano che era una squadra che giocavamo molto bene, perché era una squadra molto tecnica sicuramente. E poi abbiamo dato alcune soddisfazioni ai nostri tifosi, che era la, prima, la cosa principale. Allora, innanzitutto i saluti arrivano da, da tutto il mondo, ma anche da, da tutta Italia, ovviamente. Siniscola ci saluta. Ortona, la domanda la facciamo dopo perché io volevo prima parlare con, con Roberto Felle, anche del Como, ovviamente. Ricordando innanzitutto che mercoledì scorso è stato di fatto inaugurato il Cagliari Club, forse il primo in Italia, composto da sole donne, che è il Cagliari Club San Rock di San Rock. La, Santa Vittoria, lo leggo anche dalla targa che abbiamo qui, della presidente, se non si ammai, per preferenze di genere, Donatella Desi sì, che ci raggiungerà martedì prossimo: che ha detto che è di salutarvi, di salutarci e noi ricambiamo ovviamente il saluto eh, parlando di Como, eh, ovviamente anche lì onori e oneri, perché la società è blasonata, ha fatto la Serie A: tanti campioni hanno vestito la maglia l'ariana. Com'è nato l'innamoramento per una squadra così importante e poi il fatto di aver comunque coinvolto altri Sardi? Perché insomma, ricordiamoci anche Nini Corda che, tra l'altro, ha anche lasciato ottimi ricordi come allenatore. Sì, sì. Beh, diciamo che um, l'innamoramento è arrivato dopo, prima è arrivato. Eh... Eh, a differenza di come mi stai dicendo eh, il, il richiamo proprio Nini Corda mi, mi, mi chiese di mh, mi, mi, mi contatto per dirmi che appunto il Como, il Como Glorioso aveva subito un fallimento l'ennesimo fallimento e eh, aveva bisogno di, di persone per poter insomma, ricostruire qualcosa eh, io avevo già da tempo l'idea di fare un po' di calcio a livello un pochino più Importante. Eh, purtroppo a Cagliari, uh, diciamo, oltre il Cagliari non, non avevo trovato qualcosa che poteva eh, soddisfare più che altro le mie esigenze di, di fare calcio. Eh, allora è arrivata questa occasione, l'abbiamo colta, l'abbiamo colta con un altro socio eh, abbiamo, e siamo partiti così un po' per, anche perché bisogna essere umili per farci un po' di esperienza anche a livello. Uh, societario. Eh, diciamo che poi con i che ci stanno una grossissima mano a livello tecnico perché lo reputo uno dei maestri sardi, se mi posso permettere da questo punto di vista perché è veramente bravo, al di là di quelle che sono le vicende che ha subito per le squalifiche e quant'altro però devo dire che sul campo è una persona che si muove veramente veramente con tanta passione e tanta professionalità. Eh, Abbiamo iniziato questo percorso ricostruendo dal, da zero proprio perché, come hai detto tu, anche a Como c'è una sede simile a questa, allo stadio in particolare, dove sono tantissimi giocatori che, mi, che Pino sicuramente avrà incontrato come Viercut, come Gianfranco Matteoli, che Gianfranco, Gianfranco, lì, no? Gianfranco è una storia, è storia lì, ma tanti altri: Borgonovo, La Buanima di Borgonovo, eh, Tardelli. Insomma, possiamo raccontare tanti tanti giocatori che erano campioni del mondo, eccetera. Eh, però purtroppo, come dicevo, è rimasta solo la storia, perché i fallimenti hanno distrutto un po tutto eh, io con le mie capacità sia mh, come dire, eh, professionali che finanziari ho incominciato un percorso che non so quanto durerà, mm, ma sicuramente durerà dal punto di vista della continuità. Io posso andare via, ma il Como avrà comunque una risalita. Abbiamo fatto l'anno scorso un, un primo anno importante dove non siamo riusciti a salire solo per un caso, per un punto, intanto in classifica facendo 84 punti che sono tantissimi. È per una fiduzione mancata che un po' le vicende le dovreste sapere, insomma, grazie un po' anche a quella che è la norma della Lega nazionale che non è eh, eh, perfettamente in linea con i sacrifici che fanno gli imprenditori. Eh, Quest'anno siamo secondi dietro il Mantova, un campionato difficilissimo perché eh, nonostante la categoria noi andiamo a giocare a Mantova con 6.000 spettatori, andiamo a giocare eh, Pro Sesto, Rezzato, tutte squadre che comunque portano dietro tantissima gloria, eh, tantissima storia, eh, il Como stesso, per cui eh, è un campionato che al di là della categoria... Mi fa vivere delle emozioni che purtroppo, ecco qua a Cagliari se non con il Cagliari, ma questo non è possibile. Eh, non, non potrei avere, ecco quello che è stato la mia andata a, a Como. Poi, chiaramente, una volta che parti, vedremo il futuro. Cosa ci riserva nella mia testa c'è di fare calcio sperando di farlo bene, e poi se, se ci riusciamo, ben venga per tutti. Insomma, chiedo: ah. chiedo un faccio una domanda a Roberto Felle che chiedo come vi ha accolto poi. Como e i tifosi del Como, perché ovviamente è un presidente che non è un po' come, pa, pa, passami un pochettino il paragone, quando il presidente Giulini ha comprato il Cagliari, i tifosi del Cagliari ha visto, diciamo così, con un po' di scetticismo perché non sei un tifoso del Cagliari e in questo, questo caso tu sei un imprenditore sei Presidente del Como ma non nasci come tifoso del Como eh. No, no, ma no. Allora, devo dire che noi con il Presidente Giulini spesso ci incontriamo, no? Quando io vado a Como lui viene a Cagliari, no? Eh, questo è anche... È, è, è chiaramente qualche, qualche chiacchiera la scambiamo abbiamo un ottimissimo rapporto tra l'altro io credo che lui eh, al di là di quel che... Si dica, a volte io leggo anche, sono molto social, leggo molti social, eh, bisognerebbe apprezzare perché comunque è vero che. Chi prende una scuola di Serie A lo fa anche per il business, lo fa anche per fare. però è vero che c'è tanto sacrificio, ve lo posso assicurare perché partire tutti i fine settimana, perché anche lui è sempre comunque in trasferta da casa sua, è sempre a lavoro, cioè partire e venire giù a seguire un'attività non, non è semplice, e se lo fa, lo fa perché c'è anche la passione. Per cui ho avuto modo di apprezzare perché lui del Cagliari. Si è innamorato e è, è palese perché quando parliamo ti accorgi quando una persona la fa anche perché ha un sentimento. E per questo dico che bisogna uh, comunque a volte. Cercare di perché la vivo al contrario a Como, ecco mi riaggancio. Anch'io non sono stato mh, accolto benissimo perché poi, tra l'altro, eh, ancora di più. Mentre un lombardo che arriva a Cagliari è visto solo con un po' di, 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 di insomma, è visto un po' così, però non, e finisce lì. Eh, e un sardo che va in Lombardia, in particolar modo, una città come Como, molto ricca, industrializzata, eccetera, l'hanno vista proprio come una, un qualcosa che arrivava qualcuno a truffare. Ancora di più, quello che è stato fatto, ecco. Io ho provato a trasmettere invece il nostro, la nostra trasparenza, il nostro modo di, di lavorare che era semplicemente per passione, perché poi quando vai in quelle categorie lo fai per passione perché è un massacro finanziario. E ci siamo riusciti per, una, per tutto l'anno scorso a, a far cambiare un po' la mentalità, poi chiaramente i tifosi sono tifosi, la mancata, il mancato ripescaggio ha riportato quelle critiche che sono emerse in tutti i social, ma ripeto, io ho la coscienza a posto e sono tranquillo, adesso stiamo lavorando per quest'anno per cercare di far bene. Ecco, mi aggancio molto al discorso, faccio molto il paragone tra un me e, e il Presidente Giurini, perché, eh, ripeto, a parte la categoria, l'invito che io faccio da tifoso del Cagliari da... Mh, come dire, mh, proprietario di una società di calcio io sono sicuro che il presidente non, uh, non, quando sbaglia non lo fa perché, perché ha altri scopi e se, e se le cose le fa bene perché ci ha messo l'anima, bisogna essere tutti uniti e in un contesto anche difficile come può essere questo delle, 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 dei giocatori infortunati eccetera eccetera la società deve sentire il calore non le critiche, le critiche possono essere come quelle che fa il buon maestro qui a fianco a me tecniche e costruttive però non non dell'operato, perché se anche la società sbaglia qualcosa, magari nell'acquisto o nelle scelte, non lo fa sicuramente perché lo vuole sbagliare. Questo è. Lo, è, fa, in lo fa in buona fede, questo non c'è dubbio. A me è capitato l'anno scorso di fare delle scelte con, la, con lo staff che sono andate male, ma non l'abbiamo fatta apposta perché poi ci siamo fatti in autocritica, lo facciamo sperando di far bene, se però non viene, eh, non viene eh, fatta bene pazienza, si riparte a fare altro. Ecco, questo è l'invito che io faccio ai tifosi. Perché il Cagliari, tra l'altro, rispetto a altre piazze, come per esempio quella di Como ha veramente a cuore la città, la squadra, mm. ha veramente a cuore questa, questa, questa storia qua e deve coltivarla giorno per giorno perché con loro si può fare il saldo di qualità, questo è quello che dico sempre io, col pubblico, con la città di Cali si può fare il saldo di qualità. E Infatti le vostre iniziative, quelle di Alessandro, quelle di anche di portare la gente in trasferta, organizzare, è una gran cosa, è una gran cosa che secondo me bisogna sempre coltivare sempre di più per sentirsi un tutt'uno in, in questa società e in questa città. Allora, salutando da Malta, di nuovo ci salutano, ciao Reni che era presente martedì scorso. Da Olbia, eh, da Terralba, Lorenzo Cozzolino ci sottolinea la, il sesto posto: diceva senza stranieri, che questo era assolutamente un risultato straordinario. Doppio, considerando che la squadra era neopromossa eh, eh, arrivò a quel punto. Insomma, faccio una domanda, ovviamente, eh, diciamo così un pochettino più eh, legandomi a quello che diceva eh, Roberto, sul, sui tifosi nel senso che eh, Roberto Corti l'ha detto prima, l'hai detto anche tu, lo stadio Sant'Elia quando lo stadio Sant'Elia eh, traboccava di passione, 60.000, 70.000 spettatori, cioè comunque il pienone anche in Serie B 30.000, oggi tu hai parlato di 6.000, 7.000, che non si vedono neanche in Serie B, quindi sono numeroni, cioè alla fine, ecco. La passione rosso-blu, abbiamo detto sempre, non ha confini, in trasferta, nella prete tifosina ne almeno 300, se non ricordo male, ecco. Anche in quel caso, la passione del Cagliari rimane, di tifosi in trasferta, ovviamente, rimane a prescindere dei risultati, oppure, anche l'idea di giocare bene, perché anche quello il tifoso oggi ha la bocca buona, no? può aiutare a fare in modo che i tifosi seguano anche in trasferta, perché in casa ormai è sempre tutto esaurito. Poi. Ah beh, I risultati chiaramente aiutano. Più si vince, più si sta, meglio, si sta bene. Però il fatto stesso che Roberto Corti abbia ricordato i tifosi, lo stesso Pino Bellini... Sono ricordati perché mh, giocavano con i sentimenti, non voglio, non voglio dire che oggi non giocano con i sentimenti. C'è un'altra passione: il tifoso rimane sempre il tifoso del Caio, È inutile girare intorno, Fabrizio. Tu lo sai come la penso io. Mh, non puoi criticare la squadra perché non ha vinto o perché mh, ci sembra quasi, quasi che non hanno giocato per il gusto di non giocare. Ma sono tutte stronzate. Smettiamola con, con queste critiche ingiuste perché non. Non stanno nel cielo in terra. Chi è tifoso? Rimane tifoso del Cagliari. Sì, io ci tengo a precisare che i tanti tifosi che seguono il Cagliari in trasferta sono coloro che vivono fuori dalla Sardegna. Io questo lo posso confermare. Perché noi abbiamo Cagliari club un po' in tutta Italia, anche a Malta e fuori all'Italia, però. Io sono stato già la terza o la quarta trasferta che faccio e mi ritrovo sempre i Cagliari Club, eh, comunque sia Marche, eh, Emilia Romagna, Abruzzi, San, San Severo. Ne ritrovo tanti di Cagliari Club nostri e ci ritroviamo tutti. E alla fine sì, che siamo 300-400 persone. Quindi il bello è che il Cagliari, comun, comunque in quella domenica, in quel sabato che gioca, unisce tutti quei sardi che stanno un po' distribuiti in tutta la penisola. Eh, oltre noi che partiamo dalla Sardegna. Quindi, questo io ritengo che sia una, una gran bella cosa. Una uno spirito di unione e di forza che ci sta portando comunque anche a livello di, di proprio nel sostenere la squadra e essere sempre presenti. Eh, l'importanza del tifoso, a questo punto, si è ah, legato no, anche beh, al bel gioco? Al no, risultato? beh, quello che dicevo prima, l'importanza del tifoso, sicuramente il gioco, il risultato, um, aiuta e fa la differenza. La categoria, è chiaramente in serie A, non, sì. non vi è dubbio, la squadra che vai a incontrare, anche perché comunque importante sì. è quella. Però, come dicevo prima, eh, il lavoro eh, di sinergia, di, di collegamento tra la società e il tifoso stesso. E il riempire lo stadio non è arrivato a caso, infatti, come dicevi, è sempre pieno, è vero, ma non è un caso lavoro fatto dalla società e chi collabora con la società e questo è importante questa questa sinergia questa, questa questo collegamento tra tifosi e società deve continuare e si deve coltivare il più possibile con iniziative con tutto quello che sono appunto il lavoro che sta facendo secondo me benissimo fino a oggi il Cagliari il rapporto con i tifosi è chiaro che senza i tifosi non esisterebbe questa, neanche questa nostra trasmissione. Mm -hmm. Però eh, c'è da dire che se io invito nella mia, a casa mia tanti ospiti, cerco di offrirgli il meglio di me. Quindi l'intervento tecnico, le mie, non, le mie non sono critiche, sono semplicemente osservazioni. Non mi permetto di criticare chi lavora. Chi lavora ha diritto di fare le sue scelte e di seguire la sua linea. Le osservazioni aiutano perché osservare vuol dire vedere dall'alto senza troppa enfasi e, e, e valutare alcune cose che dal basso non si vedono. Allora se non riusciamo a, a convincere no, i nostri tifosi a tenere duro in attesa di questa rimpatriata dove i calciatori fanno i calciatori e dimostrano di esserlo, dimostrare di esserlo vuol dire... Seguire i dettami del calcio, non devono fare altro, sono fortunati, hanno un lavoro che chiama tanti amici, amici non sono... Solo amici, capito? Magari eh, tu ti puoi svenare per avere un autografo, per avere una maglia, un pallone, no, in Curva Nord, sempre, tutti i palloni che arrivano spariscono. No? Allora, qui c'è un interesse che. solo in Curva Nord. <ride> in Curva Nord. Ecco, l'interesse è il gioco del calcio. Ecco che qui devo tornare a parlare di calcio. Io parlo da tecnico, io sono stato in diverse città, quando sono stato con Nenè in Serie C a Pagani, eh, era il periodo eh, più focoso del calcio. No? Smontavano i cancelli, no? spostavano le porte, entravano con le scarpe, la pistola, cioè, tante cose che sono da, da film western. No? Però in fin dei conti, cosa ne hanno ricavato? Che Nenè si è terrorizzato. E lei mi dice: Ma io chiamo mio padre dal Brasile e viene con l'esercito del Brasile. Ma dire Claudio. Ma c'è presente quello che stai dicendo? Siamo venuti in una realtà particolare. Vedi di far giocare la squadra come si deve. Per il resto, quello che otterremo, otterremo. Abbiamo ottenuto l'esonero dopo Natale. Pur avendo una squadra giovane, erano i 64, allora i più giovani, 18enni, 19enni, che stava dando una, un bu dei buoni risultati. ecco questo attaccamento al campo per me lo fa il gioco, che poi si diventa bellini, che poi diventa corti, ecco, che poi diventano addirittura bellini, corti, quagliozzi, hanno dato vita all'inizio all del centro addestramento di Gigi Riva, la scuola calcio che... Aveva il gruppo Bellini, il gruppo Quagliozzi, il gruppo Corti, quindi c'era una continuità, quindi questo spirito, questo vispugnante, questa forza di combattere che veniva proprio da questo affetto dell'esterno, quindi del tifoso, verso l'atleta che era il protagonista in campo di quella gioia domenicale che si ripeteva come una magia. Il tifoso, a prescindere dalla, dai risultati, va sempre a vedere il Cagliari e lo segue tranquillamente. I risultati sicuramente aumenteranno il numero di, di spettatori o di tifosi che andranno a vedere le partite. Questo è, no, è normale, quando le cose vanno bene tutti vogliono andarle a vedere, vi fa piacere che il Cagliari e la Sardegna insieme facciano un'ottima figura. E io nelle, quando siamo andavamo a giocare fuori noi con, eh, con il Cagliari sembrava di giocare sempre in casa perché noi avevamo un, un seguito, una cosa incredibile, specialmente nelle zone del nord, eh, nord Italia era una cosa amicidiale, a era Monza era, eravamo più, erano più tifosi del Cagliari che tifosi delle, del Monza, a, a Milano, a Torino, dovunque andavamo era sempre io e l'ha sempre seguito. E, continua a seguirlo perché il tifoso saldo è attaccato, c'è gente che, che è fuori, lontana dalla Sardegna, che magari quando va al Cagliari magari, gli ritorn ritorna un pezzo di Sardegna, vede un pezzo di Sardegna che magari non possono vedere per altri motivi. E' è per questo motivo che il, 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 il Cagliari quando va fuori deve... deve Pensare a, queste, a questo qui, che ci sono tifosi che stanno fuori, che magari non lo vedono una volta ogni tanto e bisogna anche dargli una, accontentarli e dargli una soddisfazione. Allora, super tifosa Rosso Blu, Milena Masala che nel frattempo eh, fa parte del pubblico, giustamente anche lei voleva intervenire voleva dire la sua si è un po' accalorata <ride> allora, sono contenta del discorso che ha fatto Felleca perché da presidente, giustamente dice, cercate di stare vicino alla società, meno male se manco scalincuno che duna da cesti ecco, poi io devo fare un plauso comunque agli sconvols tu che eri presente lo sai allora, loro lottano e credono nella bandiera dunque non nel singolo giocatore per delle cose che sono successe la loro scelta è questa ma io apprezzo anche questo io, guai a toccarmi un giocatore, dei vecchi, dei nuovi guai non si indichiziona proprio, però è vero anche questo che io noto che quando prendono di mira un giocatore poi quel giocatore comunque poi ha guai perciò bisogna anche lottare per il giocatore quando il giocatore sta un po' zoppicando perché se no me lo finiscono di azzoppare non è giusto perciò forza a Cagliari <ride> allora ragazzi mia, diciamo che il, il discorso fila nel senso che bisogna <ride> supportare i giocatori supportarli meglio quando forza. sono in difficoltà questo è il quanto ci avviamo la chiusura eh, la domanda la solita che è quella che torre ormai mi, mi rimprovererà. Insomma, arriviamo domani. Ricordiamo: si gioca Chievo-Cagliari. Per quanto riguarda la Coppa Italia, 99% ci saranno sarà la fiera del turnover per due squadre perché è, è quasi come un impegno. Sarebbe meglio che non ci fosse stato, diciamo così. però noi da tifosi pensiamo anche già al campionato. Ricordiamoci: trittico, cioè Roma. Napoli e Lazio. Pensiamo subito alla Roma con due giocatori importanti che non ci sono, Castro, ma l'abbiamo detto, ma anche Barella è squalificato. E che partita ti aspetti? Tu sei, sei favorevole, sei positivo da questo punto di vista. Intanto pensavo a, a Verona perché il, il Cagliari potrebbe trovare anche passando il turno a Verona, potrebbe trovare un Milan dal Juventus. E non è, non è, sono assurdi che non si buttano dalla finestra. Sei, sei molto presidente da questo punto di vista. No, sono realista. Purtroppo la realtà è questa: sono i cassi e con la Roma, però, ma ce la giochiamo. Il Cagliari deve giocare con tutti. Non, non, non abbiamo perso. Quando è finita la partita, ti posso dire abbiamo meritato di perdere, ma io ci credo. Beh, anche io ci credo, anche perché oggi ho avuto l'opportunità di parlare con la biglietteria del Cagliari. Le vendite vanno alla grande, quindi lo stadio sarà sicuramente strapieno, eh... rossoblu soprattutto. <ride> sarà sicuramente pieno di, di tifosi rossoblu e eh, di sostenitori. Quindi, in primis, questo è importantissimo: lo stadio pieno a sostenere i giocatori, a sostenere la squadra, a sostenere il Cagliari. Sono fiducioso perché comunque sia, sono sempre dell'idea che esiste un buon gruppo, un buon gruppo non solo di calciatori ma anche di ragazzi che si stanno aiutando e si stanno impegnando, quindi io sono fiducioso per questo, logicamente il calcio è bello perché non sappiamo mai come va a finire, trovi la giornata sbagliata, trovi tanti piccoli dettagli eccetera, ma io sono fiducioso e non voglio dire che andiamo a vincere ma ci giochiamo una bella partita e a qualche punto lo portiamo via. <ride> mi aggancio all'intervento, <ride> al grande intervento che ha fatto da, da presidente Tore. perché da presidente. Eh, se, se fossi io il presidente del Cagliari chiaramente vorrei passare il turno della Coppa Italia perché come dice lui Cagliari-Milan poi magari ti fai comprare un altro castro no? eh, eh, bisogna anche ragionare così e eh, magari eh, 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 non sarebbe male, Beh, questa è una battuta ma non troppo no? Poi chiaramente, come dicevo all'inizio della trasmissione, secondo me questo Cagliari, a prescindere dal fatto che ripeto, le assenze sono importanti, anzi importantissime sabato, eh, però è un Cagliari che ha la mentalità di giocarsela con le grandi squadre nello stesso modo che se la gioca con le squadre della sua... Insomma, la sua, delle sue caratteristiche, delle sue potenzialità. E per questo rimane l'incognita, perché, ripeto, negli altri anni era un Cagliari che partiva perdente con queste squadre perdente anche male, perché soffriva e soffriva le buscava, quest'anno dimostra di avere una sua, una, una, una sua identità, questa è la cosa più importante, al di là di quelle che sono le pedine che vai a mettere in campo, che, seppur, ripeto. Mancando quelle che mancheranno. Quando è la mentalità e quando è la tua identità, come diceva prima il professore, qua, tu se metti quattro uomini che non sono gli stessi della domenica precedente ma che lavorano allo stesso modo, sicuramente non avremo dieci castro in panchina, ma comunque eh, possiamo col, col, col metodo e con la, con la personalità che abbiamo cercare di contrastare una squadra anche come la Roma e, e magari fare dei punti. Ecco, questo è quello che penso io. Voi tutti siete sicuramente i migliori giornalisti, cioè nei miei confronti, cioè io eh, sembra che tenti di deviare, no? io in effetti sto cercando di raddrizzare no? perché da allenatore devo mandare la formazione in campo. Che giocatore mi serve? Ma io, io direi che il giocatore eclettico che nessuno vuol prendere in considerazione, e che fu L'argomento nel 2001 della mia tesi a Coverciano, dove io ebbi la fortuna di prendere un 110 e l'Ode, io parlavo del giocatore eclettico, cioè il calciatore che è capace di interpretare il pezzo di terreno che va a zappare. Per cui il puget du, eh, che è stato mio allievo come altri, che avanzava non era più un difensore, diventava un centrocampo e poi diventava di tutto un attaccante che segnava. E per cui anche chi retro... cioè sono, è l'interpretazione, è come avere solo un panno per pulire il vetro. Allora se io il panno per pulire il vetro lo uso sempre così, ne ho dieci panni e ogni volta cambio. Se io questo panno lo faccio in otto, otto facce diverse, cambio sempre lo stesso panno per otto volte e dura di più. Non e io qua... Vecchiamo il panno, <ride> La vanno in parli in casa. La prendi in casa già per pulire più. Adesso il dico che è di partite che ci sia che, che viene è molto. Sono tutte partite ostiche sicuramente. Però quello che mi piace a me di quest'anno del Cagli è l'atteggiamento. È sempre entrato in campo lottando su ogni pallone, lottando fino alla fine, e questa è una cosa che ci era mancata moltissimo l'anno scorso, molto. Quest'anno ho visto un'altra squadra, nonostante siano quasi tutti gli stessi uomini, perché c'è la giunta di Castro e fino a un po' di tempo fa Clavan, ma gli altri erano tutti gli stessi che giocavano l'anno scorso. Però l'atteggiamento è cambiato: l'atteggiamento, l'aggressività, la voglia di quando si va in campo di, di lottare tutti per lo stesso. Stesso obiettivo. Stesso obiettivo, ma l'hanno fatto bene e questa è la cosa che mi fa sperare, ben sperare per il Cagliari eh, quando affrontiamo queste squadre qui. Perché ce l'andiamo a giocare, ce l'andiamo a giocare con un atteggiamento, atteggiamento positivo, propositivo dove non, molliamo, non si molla mai su nessuna, su nessuna cosa su nessuna palla e queste, le, le altre squadre lo soffrono eh, quando non, non ti fanno ragionare quando ti fai un pressing alto quando co costringi gli avversari a giocare sempre in difficoltà eh, questo il Cagliari ultimamente l'ha sempre fatto e sono venuti i risultati anche se magari sono pareggi e non sono vittorie però serve, serve, serve anche quello il risultato fa sempre piacere da morale sì. da tutto quanto qualsiasi sia la cosa perdere Rimane sempre una cosa brutta, anche se hai giocato bene, però perdi. è eh, meglio, meglio fare il risultato tranquillamente, anche se è un pareggio. Ma gli estremi, estremi rimedio. Allora, dunque, io ringrazio ancora una volta tutte le persone che si sono collegate e quelle che vedranno poi in diretta e in registrata. Chiedo scusa la puntata odierna, vi chiedo di di mi piace di condividere ovviamente l'appuntamento di 11 più 1 Cagliari Club che termina in questo momento. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno reso possibile la trasmissione, ricordando anche il 22 dicembre Natale Rosso Blu al Teatro Massimo. Ricordatevi di guardare le pagine Facebook del centro di coordinamento, così capirete di cosa si tratta, ma sicuramente Sarà un evento come ha già ricordato Luca Terese durante la puntata di oggi. Eh, ringrazio ovviamente il direttore Saba, ringrazio Alessandro Pizianti, Roberto Felleca, il professor Argiolas e Pino Bellini della vostra partecipazione. Ringrazio ancora una volta tutti voi che ci avete seguito. Vi da appuntamento a martedì prossimo sempre 19.30 sempre 11 più 1 Cagliari Club. Ancora buona serata a tutti. Ciao!